Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Buongiorno e bentrovati con il quotidiano appuntamento dell'informazione di qui Bologna.tv. Oggi è mercoledì 8 maggio, andiamo a vedere le informazioni e le notizie di oggi. Un anno senza Cevenini. Esattamente un anno fa Maurizio Cevenini, il CEV, compiva un gesto impossibile, unico, ultimo della sua vita, per motivi che ancora oggi lasciano spazio a pensieri vari e indecifrabili. Di certo c'è la sua assenza, il suo non essere presente alla vita comune e sociale di Bologna, che lui aveva ben rappresentato. Un sindaco, anzi il sindaco, di una città che sta perdendo i suoi pezzi e si sta immalinconendo sempre più. Giornate di eventi a lui dedicati, ma sono gli altri 350 giorni dell'anno che dovrebbero ricordare la sua vita e, perché no, anche le sue gesta. A lui dedichiamo uno speciale ricordo attraverso la testimonianza di una persona che non l'ha conosciuto direttamente, ma che ha potuto capirlo, leggerlo attraverso il metodo più bello, la voce della gente. Ciao Cev, questo TG lo dedico a te. Emergenza Emilia-Romagna. Le ultime flagellazioni atmosferiche sembra possano avere riscontro economico da parte dello Stato. È quello che ha assicurato Vasco Errani nel confronto con il Premier Enrico Letta e il Ministro per gli Affari Regionali Graziano Del Rio, tuttora Sindaco di Reggio Emilia. Tra piogge, frane, grandine e trombe d'aria, ingenti danni che pare potranno ricadere nei contributi destinati localmente. Nella speranza che non sia una pseudo bufala come è avvenuto già nel caso del terremoto, ma essendo meno ingenti le cifre, tutto fa prevedere che il saldo possa venire. Troppo amianto sulla variante, stiamo parlando della variante di Valico e specificatamente della galleria Sparvo, dove sono state riscontrate tracce di amianto in misura di quantità tra i 35 e i 70 grammi per chilo di terra. La variante di Valico della 1 rischia così un blocco dei lavori dopo l'esposto presentato da Andrea De Franceschi del Movimento 5 Stelle, un problema che dovrebbe essere risolto da decine d'anni e invece. Una norma per combattere la prostituzione, pare che Palazzo d'Accursio sia nell'ordine di idee di deliberare un provvedimento contro il problema della prostituzione. Una normativa specifica ad hoc per debellare lo scempio della mercenaria attività. Si partirà probabilmente dall'area attigua a Villa Palavicini, dove l'attività è molto concentrata anche nelle ore diurne. Cassonetti quasi intelligenti. Un progetto che nascerà a Bologna con la collaborazione di ERA ed Ecolite per raccogliere quei rifiuti elettrici ed elettronici in appositi cassonetti, anziché vedere gli stessi oggetti abbandonati per strada o nei pressi di aree non di raccolta. Gli appositi cassonetti si apriranno solo con tessera personalizzata, già in essere, come nel caso della tessera sanitaria. Insomma, oltre 3 milioni di euro il costo del progetto sostenuto da comunità europee e partner pubblici, promozione per divulgarne l'uso ai cittadini interessati. Fatale la paura del licenziamento, così un impiegato impegnato come custode presso la Prigionia del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, si è tolto la vita sparandosi. 59 anni, ha compiuto l'estremo gesto nella sua abitazione di via Zampieri. Alle spalle una difficile situazione familiare, un impegno per accudire due persone disabili e la paura, appunto, di perdere l'unica possibilità di sostentamento, il lavoro. Un'altra ennesima vittima della crisi. Investimento alla Granarolo, situazione a rischio e critica alla Granarolo, dove continua il disappunto di lavoratori che vedono a rischio la propria occupazione. Picchetti organizzati, manifestazioni di protesta con blocco dei tir. E proprio uno di questi, nel tentativo di superare lo sbarramento, ha investito un lavoratore costringendo al proprio intervento l'ambulanza del 118 per i primi soccorsi nel caso e il trasporto all'ospedale. Una situazione che rischia di degenerare è arrivata al quarto giorno di protesta e blocco. Ora è attivo un presidio dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Azioni anche per le ASP. Di questa mattina in piazza ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori impegnati nelle scuole di infanzia e nidi faranno una loro manifestazione alle ore 9, proprio questa mattina in piazza Maggiore Nettuno, mentre per venerdì è previsto un altro presidio davanti a Sala Bosa, dove è stato convocato anche un convegno per dibattere la gestione del welfare. Per il 16 maggio lo studio la gestione di una notte bianca per tenere alta l'attenzione. La perla alla Calzedonia, grande interesse da parte del gruppo Calzedonia per l'assorbimento e acquisizione del marchio La Perla. Il gruppo veronese pare a un passo per confermare il proprio progetto e all'acquisto in blocco del comparto. Colpo grosso alla cassa Conad, colpo di rilievo alla Conad di Via Finelli, avvenuto ad aprile, che aveva fruttato circa 40.000 euro, ma solo oggi i carabinieri sono riusciti a individuare, arrestando i colpevoli. Il tutto partendo dall'arresto del palo.
40.000 euro il bottino e la quasi certezza di arrivare ai mandati in tempi brevissimi. Truffa ad anziano, ancora un caso finito con il furto di 15.000 euro per un pensionato di via Sanzio a Bologna che ha creduto alle millantate amicizie del truffatore con il proprio figlio. Il malvivente si è intrufolato nell'abitazione e con destrezza è riuscito a raccogliere il bottino mostrato dall'ignaro e ingenuo anziano, poi è seguita anche una colluttazione con la moglie nel tentativo poi riuscito di scappare. Un problema che ormai si ripresenta quotidianamente. È tutto per il TG di oggi, io vi lascio ora le previsioni del tempo di oggi e domani con Marco Lacci. Grazie. Benvenuti al meteo, oggi mercoledì 8 maggio, un po' nuvoloso che si presenta con continuità perché viene da due giorni dove le nubi sono apparse, oggi poco nuvoloso, una minima di 14 gradi, una massima di 21, l'umidità che è all'80% e il vento è di 5 km orari, quindi insomma un'altra giornata anomala. Ma andiamo a vedere domani, giovedì 9 maggio, dove la temperatura si presenta con una minima di 13 gradi, una massima di 25. È un cielo che tende a migliorare perché c'è un sereno, nubi sparse, però comunque quel pizzico di sereno si nota. È un'umidità del 75%, quindi cade del 5%, e un vento che rimane costante ai 5 km orari. Grazie, a domani. Questo programma è stato offerto da Maribosima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribosima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Fiocca, la neve fiocca, e ad ogni cuore sogna un dolce focolare.